Bene ragazzi, come sempre Zamp che vi parla e oggi sono qui con un nuovo vlog nel quale vi accompagnerò al Video Games Show di Napoli con me. Perciò se volete vivere questa fantasmagorica esperienza, iniziate fin da subito a lasciare un bel mi piace. Cerchiamo di arrivare tipo a 15.000 perché vedo che questi vlog mentre vi porto in viaggio vi piacciono veramente tanto. Perciò fatelo per me. E adesso non so se vi ricordate l'ultimo video in cui andavo a Modena da capo, ma se non riconoscete questa strada stiamo andando alla stazione di Iesi. L'unico problema è che probabilmente voi sentite un vento della Madonna in sottofondo. E sapete qual è il bello? Che questo vento è a 40 gradi, raga, vi giuro. Oggi fa un caldo tremendo e io giustamente mi sono messo una camiciola davvero stronzo, giusto per morire ancora un po' di più. Comunque ci aspettano fino a Roma 3 ore di treno, poi uno scalo di mezz'ora e poi altre 2 ore con il Frecciarossa per Napoli centrale. Quindi, signori miei, io direi che per adesso possiamo anche salutarci qui, ci riaggiorneremo più tardi e bella! No, raga, vi giuro che alle mie spalle c'è il treno merci più lungo che io abbia mai visto in vita mia. Cioè, è una roba fottutamente infinita, è un qualcosa di davvero troppo. Bene, è ripartito tanto che mi sembra di essere a Silent Hill con tutti questi strani rumori dietro, comunque... Devo dire che qui è sempre più caldo, cioè raga, 40 gradi sono uno scherzo in confronto alla temperatura. Io vorrei che voi poteste provare quello che sto provando io in questo momento, queste folate di vento africano che ti distruggono. Io spero veramente che a Napoli non sia così caldo, perché se no me sparo diretto. Siamo qui, signori, col signor Mateusz. Dopo aver preso un treno che... un treno merci. Veramente, per un attimo pensavo pensavo di non sopravvivere. Sì. Morto nel buio, senza rete, quindi se venivo aggredito non potevo nemmeno chiamare nessuno. Poi appena ho ripreso campo mi ha chiamato subito. Signor Mateusz è corso guida al nostro hotel verso il quale ci stiamo dirigendo adesso e cercheremo un po' di non incappare in brutte situazioni. In brutte situazioni, perché diciamo che non è di preciso questo hotel, ma non è molto bella la zona qua. Diciamo che non è un ambiente prettamente rassicurante. Sì, in effetti, siamo vicino al San Paolo. Ecco, e mi ha appena detto che c'è stata la partita del Napoli che ha vinto 4-0, quindi... Forza Napoli! Bene, signori, non so a che punto ci siamo lasciati con il vlog, ma siamo qui in camera con il signor Frax, che sta adempiendo le sue funzioni, lo vediamo mentre si lava i denti. Non è dentifricio. Non è dentifricio. È boba. Sono le 3:33. Noi domani mattina alle 9 dobbiamo essere sotto nella hall dell'hotel, quindi cercheremo di essere pronti per accogliere tutti voi fan e non lasciarvi insoddisfatti in questa fiera. Perciò dovremmo essere al top delle nostre funzioni. Forse nemmeno questo è adatto al pubblico dei nostri fan. In quanto vediamo un Sfrax che al momento non è in grado di, diciamo, espletare le sue funzioni di youtuber. Quindi in questo momento, essendo le 3:30, io direi 3:35, come ci ricorda il signor Faretra. L'ora esatta è offerta da sto cazzo. Direi che siamo pronti per andare a letto e iniziare una nuova giornata al Video Games Show. Buongiorno signori, ci troviamo all'hotel JFK e ci siamo appena svegliati. Quello lì è il signor Frax. Questo qua è il signor Frax. Vedete? Ma quello è David. Oh strozzo, buongiorno. Stiamo andando in fiera con questi brutti elementi e signori, Johnny Creek, cioè Goku. Quest'uomo ormai non necessita più. Cioè, ti rendi conto come stai andando in giro? Un'esistenza sprecata. Ti rendi conto cosa sei? Crick, iPhone da 800 euro e un outfit scandaloso. A dir poco discutibile. La maglietta di Goku del giro delle tartarughe. 39 euro. Vai a zappare la terra. Signori, sono... Solita c'è un piace come sempre, esatto, siamo sul canale di Zwamp, stiamo per tornare in fiera dopo aver fatto un po' di spese. Dato che ci siamo stati molto. No, vabbè, raga, comunque venerdì mattina c'è pochissima gente, ma sono anche le 10:30 del mattino, adesso torniamo. Cos'è quel castello? Guarda questo invece. Io figuro come accompagnatore. Sì, è l'accompagnatore delle escort per il posto. In teoria io sono accompagnatore / supervisore, quindi ad ogni cazzata... Tu supervisore. Io sono supervisore, quindi ad ogni cazzata che voi farete, Gretsch, io vi metterò un bastone nel culo
lungo quanto quel paletto. Supervisore ha detto tutto comunque. Comunque, raccontiamo un po' come è stata la giornata di oggi. Dopo essere andati a letto alle 4 e mezza del mattino, nessuno sa perché. Perché di base non abbiamo Io sono arrivato, Dredd è arrivato in camera alle 4 e io ancora ero sveglio. Ma te infatti che cazzo hai fatto ieri? Che ne so, se io sentivo la musica, sono andato a farmi la doccia. E si faceva le canne, signor Johnny Grip. Manco fumo. E comunque, ecco, diciamo che stamattina la sveglia è stata un po' traumatica. Stamattina è stata dura, sì. Siamo arrivati in fiera e la cosa bella è che abbiamo tipo un backstage enorme con delle poltrone molto comode. Il backstage è più grosso della fiera, credo. Esatto. Però la cosa brutta è che essendo venerdì appunto non c'è ancora nessuno, cioè abbiamo incontrato 4-5 di voi. Ebbene signori, eccoci di nuovo qui, siamo in camera, incredibile, c'è Franz di là che si sta facendo la doccia, magari lo sentite, adesso non è che gli apro la porta come fanno tutti e vi faccio vedere perché non sono uno stronzo. Comunque la prima giornata in fiera è andata bene, io già ho perso la voce, non so perché, so solo che lì dentro è un caldo della Madonna, non ci si sta. Bene signori miei, buongiorno, siamo qui con il secondo giorno in questo vlog. Perché dico vlog invece di vlog? Perché vlog mi piace di più. Comunque, inizia questo secondo giorno dopo che ieri sera abbiamo finito di registrare i video per Ron e Dredd alle 2:30. In teoria si era detto andremo a dormire presto. Per mezzanotte e mezzo avremo finito di registrare tutto. E invece, come potete vedere anche dai miei occhi, la cosa si è protratta per molto tempo. Dunque questa mattina è prevista veramente tanta gente, visto che è sabato, è San Gennaro e quindi le scuole sono chiuse. Ergo sarà un bordello allucinante, sarete tipo troppi, io mi sparerò e tutto andrà per il meglio sicuramente. Quindi ci rimecchiamo dopo in fiera, signori. Bene signori, siamo arrivati qui nel backstage, siamo in compagnia di Johnny Creek, incredibile, più vero che raro, insultatelo perché ha la maglia io odio, me la godo e io. Regà, questo è un messaggio. Che schifo è? Che tutti noi stiamo lanciando per l'odio inutile sul web. Che filosofo, il nuovo gentile da Fabriano, Johnny Greek. Porteremo a vedere il nostro backstage incredibile. E qui abbiamo il signor David che si stava facendo una canna, l'abbiamo cotto in fragrante. Che cosa dovremo fare oggi? Ci spieghi? Tante canne per cominciare, poi tanta droga. Certo, questo dovremmo tagliarlo, però poi è molto chiaro il messaggio del signor David. Tanto sdrogo in generale. Tanto sdrogo. Basta guardare. Allora regà, la fiera è appena finita. Noi siamo usciti e se vedete che ho il fiatone e questo aspetto abbastanza trasandato, non è perché mi sono pesantemente drogato, ma perché molto semplicemente all'uscita ci aspettavano tipo 300 di voi. E allora qual è il punto? Che noi vi vogliamo bene. Siamo stati 10 ore lì dentro a far foto e autografi con per voi. Ma cioè una certa, dobbiamo anche andare in hotel, lavarci, cioè non potete costringerci a metterci a correre. Io vi farei vedere il sotto dell'hotel per vederci, cioè. Incredibile signori, il nostro tipo sotto l'hotel. Dunque signori, sono le 10:30 della mattina. Io non ho più una voce a questo mondo. Io ho dormito un'ora in 6 giorni. Johnny, parla tu al posto mio perché non riesco. Allora, io sono ancora sveglio perché ho dormito un'ora in 6 giorni, ma ci sono abituato. Zamp ieri era, c'era scritto Devasto, il sinonimo era Andrea Gianfranceschi. Esatto. Una situazione imbarazzante di quest'uomo, tra l'altro sul mio letto. Una situazione imbarazzante. Dai, raga. Cazzo stai a dire che dopo ci credono. No, ci credeteci perché comunque, così. Comunque stiamo andando in fiera per iniziare questo terzo giorno che è domenica. Si sente. È domenica, quindi dovreste essere veramente in tanti. E guardiamo chi c'è lì dietro. C'è il Frax. Ebbene signori, è finito anche l'ultimo giorno e siamo appena tornati in hotel. Oggi siete stati veramente tantissimi, troppi a non finire. È incredibile, il mio compagno di stanza è cambiato. Voglio far vedere una cosa. Ora vi faccio vedere la situazione. E io non è normale che delle persone aspettino sul serio così tanto giù. Sono qui dalle 6 di pomeriggio, stanno sul serio aspettando che noi usciamo. Penso che tutto questo non sia fottutamente normale. Non è normale, raga. Comunque ora noi ci andiamo a fare una bellissima doccia. Intendevo doccia.
insieme, no, ovviamente. E quindi, regà, davvero volevo ringraziare un po' tutti voi fan di Napoli, perché siete stati veramente troppo calorosi. Noi abbiamo appena ordinato del cazzo di cibo, perché dobbiamo pur mangiare, Cristo! Bene, siamo infine sopravvissuti alla serata di ieri sera. Perdonate l'inquadratura un po' acab, un po' storta, ma stiamo poggiando la videocamera sulla valigia di buon Mateusz. E che cosa dire, insomma, intanto questo sottofondo musicale potrebbe causarmi qualche piccolo strike al canale. Un po' di tarantella. Sì, sì. Però a parte questo, tra poco avremo il treno che quindi concluderà questa nostra esperienza napoletana, che è stata, devo dire, veramente molto figa. Siete stati tipo troppi, siete stati gentilissimi, sempre molto disponibili. Ma ti immagini se mo passa un po' mi porta via la videocamera, vabbè. Sì, 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 vabbè. Esatto, e quindi niente, ragazzuoli, adesso il prossimo evento dovrebbe essere, anzi è il Romix, quindi chi verrà lo vedremo lì, e veramente non smetteremo mai di ringraziarvi abbastanza per tutto questo. Quindi io direi che questo video può finire qui. Come sempre, se vi è piaciuto vi saluto, lasciate un bel mi piace, un commento, se non avete ancora fatto iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi, ciao, da bella, bella.